Una breve lezione col contralto a 440 sull'interpretazione della musica antica, ma in particolare sulle possibilità espressive dello strumento. Che il problema è che questo strumento ha delle buone possibilità espressive, ma molte volte i musicisti non lo sanno, rinunciano a queste possibilità. Bisogna un po' conoscerle queste possibilità, indagarle, scoprirle, ognuno poi scopre le proprie. Suono 5 note, do re mi fa sol 440. Bene, io le suono e chi di voi ha un flauto? Contralto a 440, ripete, cercando di rifare quello che io ho fatto senza porsi il problema di dare un nome, staccato, legato, portato. Legato, portato, unito, separato, un po' staccato, abbastanza staccato, molto staccato. Adesso il problema è rifare quello che io faccio nell'ordine in cui lo faccio. Non sono interpretazioni storicamente significative, ma sono giusto per abituarsi vari colori. Adesso invece lavoriamo un attimo sul tempo. Io faccio delle varianti di tempo. Thank you.
aumentiamo un po' le note. Da do a do. Io faccio qualcosa in quest'ottava e voi lo ripetete. La prossima cosa invece prenderemo un pezzo di musica vero e troveremo i vari modi di suonarlo, sempre in eco, si impara molto in eco. Alla seconda parte.